Graffiti è un'app per cavarsela. Pensate e costruite insieme a un gruppo di minori, in particolare minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo. La cooperativa sociale Atipica lavora sin dalla sua nascita nell'ambito socioeducativo e in particolare con progetti che si rivolgono appunto al disagio giovanile. Io sono arrivato in Italia quando avevo 17 anni, era un'esperienza divisa in due perché sono arrivato in Veneto, ho trovato un sacco di difficoltà perché era abbastanza difficile trovare degli amici che ti indirizzano a fare per il tuo percorso. Poi ho deciso di cambiare e sono venuto qua a Torino, dove ho avuto la voglia di cercare io gli amici in qualsiasi parte, e lì ho trovato delle persone che mi hanno aiutato e mi hanno indirizzato anche per dei corsi come il corso di animatore, anche il corso di mediatore, che lo sto facendo adesso come mestiere. Non tutti riescono facilmente a crearsi una rete che gli permetta di muoversi nella città, di conoscere quali possibilità possono avere, quali diritti. Pensare dei nuovi strumenti che facilitino l'incontro tra questi ragazzi e tutte le possibilità offerte dal territorio è sicuramente un'ottima opportunità, e ci auguriamo tra l'altro che possa essere anche un modo che faciliti quei ragazzi che magari rimangono invisibili, per consentire loro di avere accesso a delle informazioni che gli consentano di stare bene qua. L'associazione Video Community è partner del progetto Graffiti e ha già lavorato a progetti accompagnando gruppi di giovani adolescenti italiani e di migranti e stranieri alla produzione di contenuti multimediali. È molto importante usare queste tecnologie conosciute dai giovani per costruire forme di comunicazione che sono utili all'integrazione stessa dei ragazzi. Graffiti sarà un'app i cui contenuti verranno costruiti e pensati con i ragazzi stessi, costituendo una redazione, la redazione Graffiti. L'app prevede una mappatura dei servizi del territorio con un linguaggio e con una modalità divertente e accattivante, cercare appunto di mettere in contatto il più possibile questi minori con la rete magari del pari e la rete dei servizi del territorio.